Oggi Città della Pieve è ricca di un bellissimo evento che è l'edizione zero. Io mi auguro i prossimi 10, 20, 30 anni di poter andare avanti. Un evento che aspettavo da tempo, perché il vino qui a Città della Pieve aveva bisogno di uno spazio migliore. Quindi Wine Music Green Festival è il giusto evento per Città della Pieve e credo che gli organizzatori, penso a Marco, penso a Gianluca, penso a tutti gli altri, alla rete televisiva RTN, ci danno davvero uno spazio straordinario per Città della Pieve. Città della Pieve si presta bene, devo dire, però un evento così sicuramente potrebbe essere il luogo giusto per lanciare questo nuovo evento che sicuramente darà risultato. È organizzato bene, gli organizzatori hanno tenuto conto di tutto. Io ho fatto quello che potevo fare mettendo a disposizione strutture, mettendo a disposizione i nostri palazzi monumentali, tutti gli spazi possibili per far sì che l'evento riesca bene e da quello che stiamo vedendo mi sembra proprio di sì. Quindi venite numerosi. Ecco, c'è da dire anche che Città della Pieve è proprio un crocevia su tre regioni, l'Umbria, la Toscana e il Lazio, quindi perciò potrebbe, questa è la prima edizione, ma sicuramente ha un inizio eccezionale che può sfociare veramente nel più successo dei successi. Città della Pieve è al lato sud-ovest, dove vede appunto una valle, che è quella a cavallo fra la Toscana e il Lazio, quindi vedi insieme una cultura, una storia con la quale abbiamo condiviso la nostra crescita, la nostra formazione, abbiamo condiviso scuole, abbiamo condiviso aspetti sociali, quindi quale migliore occasione questa? La nostra vallata, la Val di Chiana, vedi insieme appunto e questi comuni che nel tempo hanno trovato un luogo comune di crescita e questa è l'occasione. Io credo che abbiamo colpito in pieno nel segno, 25 espositori, significa che effettivamente abbiamo qualcosa di importante da condividere, storia, cultura e prodotti enogastronomici, prodotti tipici, tutto per far crescere tutti e anche per poter attrarre turisti. Questo è il luogo ideale, ambiente, storia, cultura e prodotti enogastronomici. Il Wine Music Green Festival è una manifestazione ideata per parlare del vino e del suo mondo, con gli innesti di musica, dei temi green e di tutto quello che racconta dal punto di vista editoriale, con presentazioni di libri, cartoni animati e con interventi dell'arte, con molte iniziative, quelle del Perugino di Vino, cioè la gita turistica e artistica dei luoghi d'arte del divin pittore che terminano con una degustazione del vino, oppure degustazioni itineranti, degustazioni guidate e curate dall'AIS, degustazioni con un concerto musicale e tanto altro, giochi, una band jazz itinerante, quindi veramente tanto significa, è tutto intorno alla cultura, la cultura del vino, della tradizione, di tutto un mondo che ruota attorno. Qualsiasi argomento, per esempio presentazione del libro, comunque avrà un tema come sfondo il vino, il concerto sfondo le tematiche del vino. Degli ottimi cantini, ringrazio tutte le cantine che sono state presenti con le loro grandissime eccellenze e tutti anche i partner food che sono stati veramente, veramente eccezionali tutti quanti, quindi ringrazio veramente tutti questi partner, così come il Galtrasimeno Orvietano, come il comune di Città della Pieve che sono stati veramente fantastici, anche gli altri partner come l'Hotel Vannucci, Vitacraft, generali, tantissimi di questi parti, distretti del cibo, la regione Umbria, quindi sono venuti vicino. Quindi hanno capito il progetto,
hanno capito la validità del progetto. Siamo rimasti molto contenti di come stanno andando le cose, con una buona affluenza rispetto alle nostre proposte, che hanno riscontrato veramente consensi dappertutto e ci hanno riconosciuto sia l'organizzazione che anche la qualità e lo spessore delle cose che abbiamo proposto. Quindi siamo rimasti come organizzatori veramente soddisfatti, così come vedevamo le persone che sono rimaste soddisfatte venendo da questa manifestazione. Questa è la prima. Ovviamente cercheremo di fare la seconda manifestazione il prossimo anno, una sua edizione, ancora con dei miglioramenti, cercando di, proprio dall'esperienza di oggi, di portare delle innovazioni, delle novità e degli aggiustamenti. Ma siamo molto contenti perché è stato veramente un bel riscontro, un bel successo, e quindi è un peccato per chi non è venuto a vedere questa manifestazione, perché ovviamente c'era tanto da divertirsi, tanto da conoscere, da confrontarsi, stare in amicizia, divertirsi in allegria e conoscere cose nuove. Quindi comunque vi aspettiamo per la prossima edizione, non mancate. Ecco, infatti questo binomio wine-musica, vino e musica, vino è che in un qualche modo dà allegria, felicità, musica altrettanto, crea veramente anche dei sogni. È un nome studiato, forse anche ricercato, come mai Wine Music? Wine Music, così anche la parola green, dove sono state tematiche importanti, come per esempio l'intervento sui cavalli e il vino, l'intervento appunto su un plein air di poesie, piuttosto l'architettura paesaggistica dei vigneti, specialmente nel Rinascimento, come apparivano nei quadri queste configurazioni, queste figure dell'ambiente, così come un intervento sul riciclo, per esempio delle cose lasciate come immondizia e spazzatura. Quindi l'importanza di lasciare un mondo migliore, così come il cartone animato, così come l'agricoltura biomimica, piuttosto che parlare delle specialità e delle eccellenze di questa zona come lo zafferano, i cereali, i legumi, il vino stesso, l'olio, con l'intervento di professori universitari e tanto altro. Il discorso del wine music che tu mi domandavi, Alessandro, è il fatto che noi sappiamo che il vino, con i suoi sentori, con i suoi profumi, con i suoi colori, attiva tutti i sensi. Quindi il senso del gusto, il senso appunto dell'olfatto, la vista per i colori. La musica, la bellissima musica della prima serata di Nino Patruno, poi Sogni d'Umbra, piuttosto che la Bossa Nova, attivano l'altro senso che può mancare nel vino, cioè l'uditivo, e quindi in questo modo si possono fare delle esperienze sensoriali nella sua interezza, tutto tondo, quindi con tutti i sensi, con il vino e con la musica, guardando un bel tramonto, guardando il colore del vino, guardando negli occhi il proprio partner, si possono dire tante cose, e quindi ci sono dei poeti che ti possono suggerire anche delle bellissime frasi, e quindi c'è da divertirsi, c'è un karaoke, c'è un disc jockey, c'è una banda, quindi la musica fa altro che attivare, compensare, completare i sensi che attiva il vino. Ecco, in qualche modo, per concludere, mi piacerebbe dire, perché siamo stati al Vinitaly, che apre un po' la stagione, ora c'è il Vin Music, e poi saranno cantine aperte. Diciamo, questa è un'apertura proprio al viatico del vino. Ci sono tante, tante manifestazioni, tutte molto belle intorno al vino, sia in Umbria che nella vicina Toscana, piuttosto che nelle vicine Marche o nel vicino Lazio. Quindi tantissime manifestazioni di vino, dove si parla del vino. Noi abbiamo l'orgoglio di dire che vicino al vino mettiamo l'arte, mettiamo la cultura, mettiamo la letteratura, mettiamo l'aspetto sociale, il green. Abbiamo invitato dei laboratori che fanno il vino e portano i ragazzi con disagi
all'interno del proprio vigneto, della propria terra, facendo fare le ceramiche, ma producendo vino. E li abbiamo accolti qui, ben volentieri, nell'inclusività di farli partecipare e far vedere che cosa significa veramente il lavoro di tutti i giorni fatto con questi magnifici ragazzi. Quindi, oltre a tutte queste cose, il sociale, siamo orgogliosi appunto di completare la nostra agenda, la nostra offerta, il nostro programma col completamento, con una serie di eventi che fanno parte di un unico contenitore, il Wine Music Green Festival. E pertanto a questo punto ci rimane soltanto che dire chi non segue questo evento, che tannino lo colga. Possiamo dire, e chi non ha partecipato a questo evento, non parteciperà a questo evento, sicuramente tannini e chicchidacini d'uva lo colgano.